Buongiorno. Vuoi caffè, Busca? Vado a far colazione. Beverone. Ciao Kira, buongiorno! Minima di stanotte 0,7 gradi, minima interna 6,5. Ora fuori ci sono 12 gradi, si sta benissimo in maglietta, maniche corte. Dentro 17,3. Stamattina per alzarmi ho acceso un pochino il riscaldamento, sì, per stemperare un po' l'ambiente. E mo, colazione bomba! Quasi 11 ampere stiamo caricando. Ci tocca. Un Busca si rilassa sul prato con Kira.
si è abbassata la temperatura. 9 gradi e mezzo fuori. Il sole, quel poco che c'era, non c'è più. E nonostante tutto... Wow, stiamo caricando la bellezza di più di 3 ampere. La batteria è carichissima. Le batterie, il mio super impianto ibrido litio AGM. E mo... C'era Busca, ansioso di fare un aperitivino. Vediamo di soddisfare la sua richiesta. Con... Dov'è? Ah, qua. Questa meraviglia donatami da Felicita. Fatta con le sue manine d'oro, pomodoro, tonno, funghi porcini, forse capperi, qualcosa, sono una salsina che, mamma mia, è una cosa, mamma mia che meraviglia. Questo, birretta che stavo tenendo in fresco di Busca, tac. Ma per godersi bene bene questo aperitivo ci vuole un attimo di buon relax. No, ma non ci posso credere. Sta piovendo. Che era previsto. Il fatto è che dalla finestra si vedeva sì la pioggia, ma insieme a delle particelle bianche leggermente volatili. E non è possibile che piova e nevichi allo stesso tempo con 9 gradi esterni. Cioè, no vabbè. Cioè non ci sto dentro. Cioè non vabbè, non è possibile. Cioè non vabbè. Fammi un po' vedere. Cioè non vabbè. Adesso ha mollato. Si vede che è passata la nuvoletta di Fantozzi stracarica. Pazzesco. Caro Busca, niente aperitivo sul prato. Vabbè, troviamo un altro posto, dai. Ecco che ha ripreso a piovere, nevicare. Ed è veramente neve. Busca! Ma sta nevicando! Lo stavo per dire, è stranissimo. Non ho mai visto una roba del genere. Pazzesco! Adesso ha di nuovo smesso. Oh, tra un po' ti raggiungo. Quasi finito il congresso con i giapponesi. Ok. Appena chiudiamo la pratica, arrivo. Ok, riunione terminata. Si sente la pioggia. Che ora è, sì, sempre pioggia, però un pelo misto a neve. Pazzesca sta cosa, pazzesca. Kit del perfetto aperitivo pronto. Op. Ha di nuovo smesso. Piove, nevica, smette, nevica, piove, smette, ricomincia. Avanti. Permesso. Avanti, avanti. Ah, acceso il riscaldamento. Adesso, acceso, adesso. Ciao, Kire. Stai cucinando? Un mix di ceci, lenticchie e ci spappo. Dio fa, proprio 2 proteine, eh? Sì, sì. E poi ci metto un bel po' di curry. Un goccino di sale appena appena, basta. Professional, eh? E fai il pranzo con 1 euro. Sta puttanella! Che fa, che osso? Ma che cazzo l'hai staccato da una tibia di un brontosauro? Ah, questo qua è un prosciutto. È presente un prosciuttone, che adesso non c'è più niente, era proprio enorme. Ah, ok, ok, ok. Prosciuttone. Guarda, guarda che sta di nuovo nevicando. A 11 gradi, è possibile. Cioè, non è possibile. Non è... Arriva da su. Sì, 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 arriva dalla quota. E fuori sembra far rumore di un turbojet che sta decollando, però. Cioè, sta nevicando. Questa cosa dell'incredibile. Incredibile.
Guarda che roba! No, Busca, adesso è pazzesco. Cioè... No! Arriva di là, vedi che tira di là. Lassù ci troveremo tutte le punte imbiancate. Si sta abbassando anche la temperatura. Vado anch'io ad accendere al minimo il riscaldamento, dai. Pazzesco. E la temperatura? Si è abbassata di brutto, 5-8. Un'accensione, la faccio e lo metto al minimo, giusto perché quando rientro dall'aperitivo qua ci sia un leggerissimo tepore. Temo che la temperatura debba ancora scendere. I have no word. Ecco, ha di nuovo smesso. Permesso? Che profumino di proteine. L'odore? È il curry, vado matto per il curry. Anch'io. Io apro. Dai. Gin. Sta ricominciando a nevicare. Allora vado a spegnere il riscaldamento anche io. E là? Ah, qualcosa ha buttato giù di neve. Eh sì. Il vento soffiava in qua e quella nevicata lì ce l'ha portata tutta di qui. Guarda che figo. Temperatura esterna 5-7, dentro 18. Qua spegniamo. Domani qua sono previsti meno 3 gradi. Qua stiamo caricando 5.6 ampere, batteria 13.7, corrente da vendere. Torno da Busca a finirmi la birretta e poi riprenderò a lavorare. Ah, anche lassù è nevicato. Là voglio andarci, deve essere una bella passeggiata. Si fa tutta la cresta di quella montagna lì, quella è una vetta che ho in programma. Lassù ci sono già andato, molto bello. Oswald. Permesso. Ma è qua? Oh. Un pochino qua. Hai spento? Sì, ho spento anch'io il riscaldamento. Pensavo durasse di più il maltempo, per quello che avevo acceso. Busca. Birra si è fatto. Grazie all'aperitivo, no, buon appetito e stammi bene. Mi mangio le mie... Ciao puttanella. Gratis. Ciao Marco. Bye bye. E mo si ricomincia. Pausa. E mo vado a controllare i pannelli ed eventualmente gli do una pulitina. Vista la nevicata pioggia di prima. Povere montagne. Pochissima neve. Quest'estate sarà veramente triste la situazione acqua. Do una pulita ai pannelli. Stato della batteria motore 100%, 13.2. Brava. CBE funziona proprio bene. I pannelli solari vanno sempre tenuti perfettamente puliti. E ho in progetto, appena mi gireranno due soldi in tasca, di spostare loro, i monocristallini inclinabili, portarli dietro.
quindi occupare questa zona qua e nello spazio dove sono loro ora posizionare un bel 200 watt policristallino in modo da arrivare a 600 watt di potenza. Tanto il regolatore di carica che ho messo è già un 40 ampere, li metto tutti in parallelo. Ognuno di loro, oltre ad avere il loro diodo nella scatoletta, hanno un altro diodo sul cavo rosso. Oltretutto, coprendo anche questa zona qua, ho un effetto maggiore cosiddetto tetto Africa, e cioè loro stessi fanno ombra al tetto del camper in modo che il sole non gli batta diretto. Questo spazio io devo per forza lasciarlo libero per poter caricare le tavole da surf e anche per poter accedere alla pulizia dei pannelli. Questo si sta crepando tutto. Quest'estate devo riprendere un po' di sigillature e fare un controllo generale del tetto. Elisa e Stefano mi hanno confermato il loro arrivo per domani. Questo è il buco e i danni che ho fatto facendo quel freno a mano e andando a sfondare la porta di Elisa e Stefano. Poi quest'estate, se ho voglia, tolgo il Polimax e vedo di dargli una parvenza di mai capitato nulla. Sarà praticamente impossibile, viste tutte le nervature. Osvaldo, ma quanto mi sopporti? Che in fondo lui è felice, ci siamo trovati. Io chiedo, lui esegue. Quando io non chiedo, lui mi chiede di eseguire lo stesso. Qui dobbiamo riprendere anche questo. E poi ho notato che ci sono dei piccoli, ma ogni giorno sempre meno piccoli, puntini di ruggine. Anche qua. Già. Sì, che adesso ti farò le coccole. Ti portiamo in officina e rifacciamo tutta la parte meccanica. Scatola sterzo, sospensioni, distribuzione, supporti motore, cambio di tutti gli oli, sistemazione della marmitta. Volevo rinforzare ulteriormente le balestre e magari rialzarlo ancora di un paio di centimetri, visto che dopo l'ultimo upgrade fatto all'assetto, comunque smarmellandolo in montagna, si è di nuovo acquattato un pochino. Non pare vero che qualche oretta fa qua c'era bufera di neve. Che bella la montagna. Imprevedibile. Oh là là, 16,3 ampere stanno sparando i pannelli, la batteria 14,2. Corrente! Regalo corrente! Madonna, guarda che sole che è arrivato adesso, si è aperto tutto, Ciao biondo, stammi bene. Sei in gamba. Tu guadagna soldi anche per noi. Sì. Guarda. Sì, guarda. Vai Busca! Caro mio Osvaldino, siamo di nuovo io e te. Cosa sta succedendo? Se di
nuovo alzato il vento fortissimo, montagne tutte coperte. Freddo bestiale. Sta di nuovo nevicando. Fammi andare dentro. Porca ciao! Prima di uscire avevo 12 gradi, di colpo 6, la metà. Il tempo è pazzo, eh. Guarda, guarda, guarda. Di nuovo. Tutta la neve che arriva dalla montagna. Aggiornamenti temperatura dopo qualche minuto. 3.7. Il tempo è impazzito. Ora, come è fuori, non nevica più. Non c'è neanche più vento. Che cosa arriverà? Calma apparente. Prepariamoci. Ecco, ecco che si sta per alzare di nuovo il vento. Poi sicuramente sole entro stasera. Cosa vi avevo detto? Sole! Ta-ta-ta! Eccolo lì! Sole, neve, pioggia, vento, poi un po' di bufera di neve, poi basta vento, un po' di pioggia, asciutto, sole, asciutto, neve. Pioggia, vento, sembra la cronaca della corsa dei cavalli. Eccola qua, neve. Ok, momento di calma apparente di nuovo. E guarda, guarda, guarda che si sta aprendo. Tra un po' farà di nuovo caldo, ci saranno di nuovo 13 gradi. Ecco, 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 è in arrivo un po' di sole e neve. Sole e neve, dai! Madonna, che freddo che fa! Basta, sono rotto le palle di fare la telecronaca. Lasciamo che piova, che nevichi, che ci sia il sole, che ci sia il vento, che si alzi la marea, che si abbassi. È sta di nuovo nevicando.